Ciao a tutti ragazzi, speriamo che questa postazione mi piaccia, che ci sia abbastanza luce, che la messa a fuoco sia buona. Come al solito lo dirò sempre in tutti i video, però io vedendomi da lì che c'è lo schermo della TV. Adesso vi faccio vedere un attimo la mia postazione perché non ve l'ho mai fatta vedere. Adesso faccio un video e ve la faccio vedere. Ecco, qui c'è il mio cavalletto, lì c'è la mia bimba, là dietro c'è uno specchio. Lì c'è il mio faretto che mi salva sempre la vita. E lì c'è la televisione dove mi vedo. Quindi in teoria sono ben messo a fuoco tutto quanto. Ecco, già che eravamo qui e parlavamo di queste cose, cioè che avevo un telefono in mano, ho fatto l'aggiornamento iOS 11 ed è una cosa wow. Cioè già proprio all'inizio subito è già cambiato. Sono cambiate moltissime cose ed è proprio strafigo, cioè non so se voi sapete, però tipo qui quando tiravi giù la schermata era diversa, invece adesso così ti sbuca proprio la, tipo la tua schermata del blocco schermo, no? Qui siamo con un video molto molto speciale, molto diverso dal solito, dove si parla di In Segreto, però parliamo di preciso delle donne, delle ragazze, quelle che si mostrano tanto angioletti, tanto tipo Maria, casa e chiesa, quando invece tu nascondono molti segreti, nascondono tutto, tutte le loro porcate. Quindi ragazzi, se siete abbastanza piccoli e vi scandalizzate a sentire certe cose, vi consiglio vivamente, perché ho fatto io gli screen, quindi vi consiglio vivamente di chiudere immediatamente il video. Prima di partire vi ricordo di lasciare un bel like, che ovviamente vi ricorderò anche a fine video, perché qualcuno di voi non farà. Partiamo assolutamente con la primissima, col primissimo screen che ho fatto. E c'è scritto 50 anni, però spero che non sia così, perché oddio santo. E c'è scritto: io e una mia amica abbiamo fatto un orgione, abbiamo scopato con mio fratello. E del tipo: what the fuck, you're serious? Cioè no ragazzi, non è possibile. Cioè chi è che farebbe mai una cosa del genere con un proprio familiare, con il proprio fratello o propria sorella? Cioè non esiste proprio, no. No 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 no. Poi 18 anni, che ovviamente l'età minima per iscriversi è 18 anni, quindi la maggior parte dei post saranno 18 anni, poi alcune tra parentesi mettono la loro età, quindi al massimo lo lasciano tra parentesi, lo scrivono comunque, però per il resto se io trovo che qui da solo 18 anni nessun'altra informazione, vi leggo 18 anni, quindi 18 anni. Ogni volta che ascolto Sfera e Bassa mi sale l'orgasmo e inizio a masturbarmi come se non ci fosse un domani. Scimmiette che si coprono la faccia. Tipo, oh mio Dio, cioè, puoi mai masturbarti su delle canzoni? No. Un'altra, che questa qui l'ho screenata male, quindi non mi ha dato l'età, perché c'era, spuntava una pubblicità, e quindi non me la dava. E c'è scritto: devo uscire con un ragazzo, voglio essere stra sexy perché voglio farlo eccitare, deve essere così eccitato da palparmi il culo davanti a tutti. Cioè, del tipo, why? Cioè le ragazze tutte che si lamentano se mi toccano il culo, gli tiro uno schiaffo, se faccio quello gli faccio quello. E qui, cioè, è proprio lei che lo vuole istigare. Poi per di più davanti a tutti, non è che dice, cioè che cazzo è, ti vuoi mettere in mostra? Perché? Questa, 13 anni. Oh mio Dio. Ho 13 anni da compiere, quindi 12 ragazzi, 12. E l'ho già fatto. Sono una troia? Beh, in questo caso diciamo troia no. Però forse è un po' pressino farla a 12 anni. Cioè io non so neanche come ha fatto ad entrarti. Evidentemente l'avrei fatto con un'altra delle tue età, quindi non lo so. Però diciamo che è un po' presto a parer mio, eh. Poi certo non ci sono tempi, periodi o quello che vuoi per queste cose. Però io sinceramente non consiglierei a nessuno di farla a 12 anni. Ma mi guardavi al telefono. Però vabbè, 14 anni. Ciao, tengo 14 anni. Leggendo mi viene una voglia matta di farlo con qualcuno. Sono di Napoli Centrale. Non ho kick, qualcuno mi può dare il suo nome per farmi eccitare e per farlo. Così vi mando una foto per farvi vedere come sono. Facci una foto. L'occhiolino, your sins. A 14 anni vuoi trovare qualcuno
che lo faccia con te, quindi uno che non conosci, e mandi foto a 14 anni. Cosa vuoi mandare? Che cosa vuoi mandare? Un'altra: ho 13 anni e mi masturbo. Qualche problema? Diciamo che i problemi non è che ce ne siano molto, perché tipo noi maschietti penso che sia un po' quella l'età dove si iniziano a fare queste cose. Però ho sentito da una ragazza e... un po' strano, diciamo. Questa veramente, cioè, io mi sono messo a ridere. Questi screen li ho fatti a luna, praticamente luna di notte, ieri sera, prima di andare a dormire. Questa qui, 13 anni: mi piace infilarmi il telecomando dell'Xbox nella figa e godo tantissima. Lingua e faccina con cuori. Il problema è che dopo non lo pulisco, mio fratello ci gioca. Ho 13 anni. Cioè, oh mio Dio. Cioè, ma... non so cosa commentare su questa cosa, perché a 13 anni infilarti un telecomando dell'Xbox e oltretutto dire che non lo pulisci e ci fa giocare suo fratello, oh mio Dio, è una cosa disgustosa. Cioè, io penso che dopo questo, d'ora in poi, voi quando andrete a casa degli altri non giocherete più alla Play, Xbox e niente di niente, manco i telecomandi della TV prenderete. 36 anni: mi sono fatta leccare la figa dal mio cane. Oh my god. Mi eccito di più masturbandomi sotto la doccia con lo spruzzino. Ah, come vengo. A 36 anni tu ti fai leccare la figa dal tuo cane. Sei una zoofila, cribio, poveri cani, perché devono sopportare pure questo? No. 13 anni, ho 13 anni e non sono vergine. Brava, brava. Sei proprio una donna adesso che sei stata svercinata, sei una donna vera e forte. Questa ovviamente è registrata con 18 anni, quindi ha scritto 11 anni, ma non c'è la mia età. Ah, in teoria doveva mettere una virgola, però non l'ha messa. Oggi ho scopato con un plush e mi sono infilato uno spazzolino nella vagina, puntini di sospensione. Non è la prima volta che lo faccio. Allibito. Che schifo, che schifo. Poi come puoi reputare di aver scopato con un peluche? Mi vuoi spiegare che ti ha ficcato? Cioè, veramente, vabbè che hai 11 anni, cara mia, però forse prima di parlare dovresti un po' sapere il significato delle cose. Perché io non penso proprio che sia possibile scoprire con un peluche. Certo, tutto ciò succede su Ted 2 o 1. Però non siamo in un film qui. E poi il fatto che tu ti sia ficcata uno spazzolino nella vagina. Ok, bisogna fare molta attenzione, ragazzi. Non toccate mai più telecomandi, spazzolini e moltissime altre cose che qui purtroppo, e da una parte, per fortuna, non ci sono scritte. Perciò fate attenzione a ogni cosa. Questa scrive: ho voglia di fare sesso dall'età di 8 anni. 8 anni! Non sai neanche che cosa voglia dire fare sesso. E tu scrivi: ho voglia di fare sesso dall'età di 8 anni. Ora ne ho 13. Mi masturbo spesso. Alcune volte io e mio amico facciamo sesso. Io gli faccio un pompino, lui mi tocca il culo e mi lecca la vagina e le tette. Però non mi può infilare il suo cazzo perché non abbiamo preservativi. Scusa! Prima dici che fate sesso e poi dici che non ti può infilare il suo coso perché non avete preservativi. Allora specifica, tesoro, di che fate sesso orale. Però sicuramente queste cose non le sai avendo 13 anni. Come lo fate sesso? Come l'altra di prima che fa sesso col peluche. Ok, un'altra, questa non ha scritto l'età, dovrebbe essere maggiorenne, diciottenne, ma non penso proprio che lo sia. Ho una voglia assurda di scopare e tutte le sere mi masturbo guardando i porno, mi eccita tantissimo. Oh! No, ragazzi, queste cose sono un po' strane sentite da una ragazza, perché appunto, come vi ho detto prima, un maschio è già più normale che faccia queste cose, salgono gli ormoni e cose varie. Però sentire una ragazza che dica che si masturba guardandosi porno e cose così, non so, mi viene strano solo immaginare. A voi no, è troppo strano. 20 anni, ho 16 anni e sono una baby prostituta. Avevo iniziato ad esserlo perché anche alcune mie amiche scrivevano malissimo con la K, con il per. Con le mie amiche lo facevano, mi dicevano che era eccitante e bello e si guadagnava abbastanza. Ma a me non piace e voglio smettere. Cosa faccio? Ma ti sembra una domanda normale? Cosa vuoi fare se una cosa non ti piace? Non la fai, cioè non penso proprio che tu abbia un contratto di lavoro dove tipo tu ti devi licenziare. Però non fate queste cose, vi prego.
perché vendere il proprio corpo? Ok, sono soldi facili che alla vostra età magari dite oddio, mi posso comprare questo, posso comprare quello, posso comprare l'altro. Però un giorno, magari quando crescerete di più, capirete il vero senso della parola dignità, che è una cosa abbastanza forte, anche perché essere reputati come puttana, prostituta, queste cose così, non è affatto carino. Quindi non mi sembra neanche il caso che poi magari voi siete le prime ad andare a piangere dicendo mi chiamano puttana, troia, cose del genere, perché ci stanno i fatti. Cioè, se voi stesse fate queste cose, lo sapete perfettamente, è inutile che vi lamentate dopo. Questa ha 18 anni, ma non penso che ne abbia anche questa 18. Chiaro e tondo ha scritto: mi vorrei scopare mio fratello. What the fuck. Cioè, stesso discorso di prima, non è minimamente possibile immaginare di farlo con un proprio fratello. Anche qui si parla di dignità. Con quale dignità fai? No, no, no. Non dovresti neanche immaginarlo, figurati volerlo fare. Poi sta sempre 18 anni, ma non penso. Ma sono l'unica che voglia riscopare. Ma ti sei appena vista intorno quanti messaggi ci sono? Cioè messaggi, quanti segreti ci sono di queste cose. E non sei l'unica che vuole scopare, c'è gente che ha fatto anche di peggio, quindi stai tranquillo. Sempre 18 anni. Quando sono da sola a casa mi metto sopra un cuscino con le gambe aperte e mi ci sfruscio finché non vengo. E io spero che tu non venga sui cuscini, e spero che tu non ci faccia dormire la gente con quei cuscini, perché è una cosa orribile, che schifo. No, passiamo. Ops, sono finite ragazzi, io spero che voi vi siete fatti qualche risata. Io quando l'ho viste, troppe, veramente mi sono messo troppo a ridere. Alcune mi hanno comunque lasciato abbastanza scioccato, come penso che abbiano lasciato voi scioccati leggere certe cose. Quindi arrivati a questo punto del video, se vi siete fatti qualche risata, se avete qualcosa da scrivere, ovviamente i commenti qua sotto sono pubblici, quindi scrivete quello che volete, lasciate un bel mi piace, ovviamente iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi neanche un video mio. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Bye!